Sarà lo spettacolo del chitarrista Gian Domenico Anellino, accompagnato da un'orchestra di 20 elementi, l'evento clou del Giugno Porcarese, la rassegna culturale che animerà la piazza Felice Orsi il mese prossimo. Il concerto, in programma per l'11 giugno, sarà un tributo ad uno dei più grandi cantautori della musica italiana, Lucio Battisti. Il titolo è Lucio Emozioni, praticamente un tributo a Lucio Battisti, dove ci sarà una parte esclusivamente strumentale, quindi la mia chitarra con l'orchestra, e poi ci sarà anche un ospite che si chiama Roberto Panbianchi e che è impressionante perché è la voce più amata dai fans di Lucio Battisti. È la voce identica a Lucio, non è un imitatore, è che proprio ha pure lo stesso respiro e vedrete che sarà una sorpresa ascoltarlo. Ma non solo Battisti verrà omaggiato in questa prima nazionale. Spazio infatti anche alla musica dei Beatles, per un accostamento che a più potrà apparire strano, ma che ha una ragione ben specifica. Perché? Perché questi artisti hanno veramente rischiato di collaborare insieme, perché Mogol racconta che negli anni 60 Dick Jens, che era praticamente un produttore inglese molto legato anche ai Beatles, che poi è stato anche l'editore dei brani dei Beatles, conosceva Battisti ed era innamorato di lui, tanto che propose anche ai produttori dei Beatles in America di fare una tournée di Battisti in America, che poi non si è mai avverata questa cosa, perché Battisti comunque aveva un carattere molto particolare e quindi non si trovò d'accordo su alcuni particolari di questa cosa, e questa tournée non venne mai fatta.